quest'anno compie 25 anni, quindi è un'edizione veramente speciale, sia dal punto di vista dell'estensione dei metri quadrati, non abbiamo mai fatto un'edizione così grande, così estesa, sia dal punto di vista delle imprese, quindi un numero crescente di imprese nazionali ed internazionali, più Europa, una grande rappresentanza della Commissione Europea e di tutte le sue principali agenzie, più istituzioni, quindi più regioni, più ministeri, quindi una grandissima partecipazione e dal punto di vista degli stakeholders e anche più formazione e informazione. Quindi direi che ci sono un po' tutti gli ingredienti che noi da 25 anni stiamo portando avanti. Beh, diciamo che è stato fatto un bel cammino dal nostro paese e dalle imprese del nostro paese che sono champion nel riciclo dei materiali e per indice di circolarità. Quindi abbiamo un paese che ha delle grandi eccellenze e un paese che ha filiere molto innovative. Pensiamo solo agli imballaggi, pensiamo anche al recupero dell'organico. Quindi abbiamo eccellenze importanti. E ovviamente la direttiva europea sulla economia circolare pone dei target e degli obiettivi che sono ancora più avanzati, in particolare nel settore del rifiuto elettrico-elettronico, dell'edilizia e del tessile, che comunque sarà uno di quei settori che anche ad Ecomondo svilupperemo fortemente. Quindi sì, direi che c'è stato un cammino, un percorso importante. Il nostro paese è uno dei paesi più all'avanguardia per l'economia circolare e per la valorizzazione di ogni tipo di rifiuto, e soprattutto in questa fase in cui il costo dell'energia è molto importante, grava molto sulla manifattura e sulle produzioni e quindi è un grande elemento di preoccupazione per le imprese, e imparare, come dire, a risparmiare energia, a risparmiare CO2 e quindi ad avere un'attenzione maggiore a questi criteri ambientali, che poi sono quelli della decarbonizzazione, è molto importante. Noi qui ad Ecomondo sicuramente presenteremo anche delle best case in questo campo. Sì, un cambio di passo che a volte ha dei rallentamenti, quindi come dicevo ci sono delle eccellenze e ci sono dei grandi virtuosismi, però le imprese comunicano ancora poco rispetto a quello che fanno. Quindi uno degli elementi che stiamo cercando di portare avanti all'interno di Ecomondo è proprio fare sistema, creare le condizioni perché le imprese abbiano dei modelli a cui ispirarsi per poter comunicare meglio le proprie best practice e anche i propri modelli che mettono in campo, e sicuramente anche l'informazione, quindi un'informazione che deve essere più puntuale, più scientifica, più accurata e diciamo più precisa. Quindi direi che il passo lo stiamo vedendo, perché anche da varie indagini che abbiamo condotto e che presenteremo durante Ecomondo, c'è una grande fetta di imprese che sta facendo veramente green economy. Quindi questo lo presenteremo sicuramente negli Stati Generali della Green Economy, che si terrà l'8 novembre e il 9 novembre a Rimini.